pochissimo al voto, cosa si può fare per cambiare l'Europa? Si può intanto convincere tutti gli indecisi, e nella nostra cerchia di amici ce ne saranno, per cui mi raccomando, fateli capire che fuori dall'Europa l'Italia non ha ruolo nel mondo, che le panzane, diciamolo alla romana, che dice Grillo, sono pericolose e qualche volta anche eversive, e che c'è un unico partito che ha il senso di responsabilità, di speranza e di voglia di cambiare le cose in Europa. E io vorrei proprio dare una grande mano, se sono eletta, a questa nuova musica. Si può dire che queste sono le elezioni più importanti della storia dell'Europa e delle elezioni del Parlamento, che il Parlamento ha un potere legislativo e che lo farà sentire molto di più se dietro sentirà il voto dei cittadini e se l'Italia non mancherà come consenso, che il 2 luglio Renzi parlerà a Strasburgo e deve sentire che c'è dietro anche un paese come il nostro. Non capita tutti i giorni di avere la presenza italiana, capiterà fra moltissimo tempo, e già ha annunciato quali sono le priorità del cambiamento della sua presidenza. Se perdiamo questa occasione è un autogol per l'Italia, posso dire solo questo, quindi in bocca al lupo a Renzi, al Partito Democratico, mi auguro di farcela, ma soprattutto spero che gli italiani capiscano qual è la posta in gioco.